Potrei avere una brutta notizia per voi, o almeno, stando a quello che mi viene detto, potrebbe essere una brutta notizia. Il fatto che questo Nappa Geta LF Revive potrebbe essere davvero un bel personaggio. Ma potrei anche allo stesso tempo avere una bella notizia, quindi mi raccomando un bel like a questo video e benvenuti nella reaction al kit, ovviamente, di Nappa e Vegeta LF in uscita mercoledì 1 maggio, quindi mi raccomando, segnatevi la data. Detto questo, ricordiamo che siamo nel pre-sesto anniversario, quindi a prescindere, tenete belle calme, ferme, calde soprattutto le vostre Chrono Crystals, non per questo Nappa Geta, ma per l'anniversario, per l'appunto, che uscirà verso il 27-28 maggio. Anche se, piccola parentesi, come potete ben vedere, sta cercando più o meno di farci spendere, perché c'è il ritorno di Goku Kid LF, veramente bel personaggio, poco da dire. E quindi sì, io di sicuro ci farò quantomeno un giro, se non addirittura due giri. Ma io sono un creator, faccio testo a parte. Comunque, nel ricordarvi che questa sera ci vediamo in live, mi raccomando, per chi sta attendendo da tanto Boruto, vi voglio al contempo anche ricordare che in descrizione trovate il link allo store di Eneba, da dove potete acquistare le vostre gift card a prezzi scontatissimi e da dove io personalmente acquisto le mie gift card, per l'appunto, per shoppare a prezzi scontati. Infatti, oltre all'enorme catalogo con, per appunto, tantissimi sconti sui vari giochi, potete anche trovare, per l'appunto, guardate, vi faccio vedere, a parte i giochi a prezzo scontatissimo, come potete ben vedere, insomma, potete trovare la qualunque, insomma, prezzi veramente ridicoli a dir poco, ma potete provare a shoppare con sconti ancora maggiori se ad esempio siete utenti iTunes magari come me ed andate a cercare delle gift card, per esempio statunitensi, andandole a pagare ad esempio piuttosto che 170 di credito, quindi con 170 euro, 155 per dirvi, e quindi andando ad avere un gran bel risparmio. Questo è solo un esempio, ma potreste prendere tranquillamente altri tagli di prezzo, insomma. E quindi non solo andare a risparmiare sui prezzi in game che sono più bassi rispetto magari alla valuta europea, ma potete anche andare a risparmiare proprio sul credito che andate ad acquistare tramite gift card proprio su Eneba. Quindi ragazzi, mi raccomando, trovate il link in descrizione. Se vi va, andate a fare un salto, perché sicuramente troverete qualcosa da acquistare. Detto ciò, mi hanno anticipato che il personaggio di Nappa Geta Revive è veramente forte. Mi hanno anticipato anche del colore, e cioè purple. Sto per vedere per la prima volta, in realtà, il kit insieme a voi. Andiamo quindi a scoprirlo insieme. I tag sono Frieza Force, Saiyan, Vegeta Clan e Powerful Opponent e l'episodio di Saiyan Saga. Bei tag, perché mi sono già aperto bene o male qui tutte le possibili Zenkai Bench che potrebbe avere il personaggio, e sono veramente tante, anche se bisogna vedere un pochino come legano fra di loro. Abbiamo in Z-Ability Saiyan, Episode Saiyan Saga, Blast Attack e anche Powerful Opponent, in realtà, attenzione, col più 30%, al Blast Attack e Defense. Ok, quindi in teoria si dovrebbe configurare come Blaster questo qui, quindi come ranged, come personaggio, il che non fitterebbe benissimissimo all'interno del monopurple attuale con Golden Freezer eccetera eccetera, però vedremo. Ed in più vediamo, perché va a dare anche Strike Defense aggiuntiva, va bene. Strike con Blast Armor, molto bene. Poi abbiamo anche una Strike, se non ho capito male, sì, che recupera HP, quindi in teoria dovrebbe portarsi una Strike particolare che dà un po' di recovery. Vabbè, niente di eccezionale secondo me, per quanto mi riguarda, almeno inizialmente, però staremo a vedere. Poi abbiamo anche una Blast speciale che distrugge le carte del nemico, quindi una carta del nemico in realtà, ad ogni utilizzo, insomma, stanno iniziando a lanciare tutte queste carte molto particolari all'interno del mazzo, del deck, quindi fra Strike e Blast. Abbiamo la Special Move, questa qui è buona, è veramente ottima dalla distanza con Nappa. Quindi abbiamo un più 50% di special move damage, ok, e seal insomma delle special move del nemico per 5 counts, veramente buona. E la verde, allora su Vegeta quasi sicuro c'è la verde ad area, l'avevamo visto ieri in live e dovrebbe essere così. Su Nappa invece in teoria non dovrebbe essere una verde ad area, ed infatti non mi sembra che ci sia scritto nulla di combabile. Quindi pesca randomicamente una carta, restore di 40 key, più invece hanno un inflitto per 15 counts, insomma anche staccabile in teoria, però staremo a vedere se varrà la pena, non credo. Più 100% agli Nuke Gauge Rate per 15 counts, non cancellabile. E nullifica degli special cover, sì, degli special cover change per l'appunto per 5 counts, insomma il minimo indispensabile. È una verde anche interessante, essendo una pre-revive. Di solito le pre-revive hanno sempre delle verdi molto passabili, nel senso che pescate, fine, la lanciate, ma a volte, diciamo, decidete anche di tenervele più che altro per altri personaggi. Probabilmente la main sarà
quella che sarà molto passabile. Anzi, in realtà sarà il minimo indispensabile. Infatti si pesca proprio la verde, lo immaginavo. Quindi dà un restore di 15% di HP, 50 ki, più 20% danno inflitto ancora una volta, 50% lo unique gauge rate e applica l'effetto di nullifica della distruzione delle carte per 15 counts. Una main molto tranquilla, veramente come al solito delle pre-revive, quindi sia verde che main sono abbastanza leggere, mettiamola così. Poi ovviamente nel momento in cui c'è il post-revive lì si inizia veramente a far sul serio, sia di main che ovviamente di verde e tutto il resto. Andiamo a vedere, allora abbiamo: quando la salute arriva a zero, switcha su Vegeta e rivivi col 100% degli HP. Poi 100% non inflitto, qui non mi aspetto niente di particolare a livello di percentuale e tutto il resto, quindi true speed livello 1, classiche percentuali, addirittura abbiamo un 65%, mi pare che ormai siamo sul 70% fisso, bene o male, di damage reduction, quindi non ci aspettiamo chissà quali difese, almeno nel pre-revive. Restore di 30 ki quando entra sul campo di battaglia, 80% non inflitto, 30%, meno 30%, va bene, questo è praticamente il taglio sulle special move ultimate, awaken eccetera dei nemici, ma voglio dire, questa è roba che veramente è fuffa per quanto mi riguarda. Cioè, nonostante questo meno 30% di danno ricevuto, comunque si riceve tantissimo danno, quindi voglio dire, poi dipende sempre dalle stelle. Infligge a tutti son family 3 substitution count, va bene, a tutti i nemici. Poi quando gli attacchi del nemico sono terminati a se stesso, si applica a se stesso questi effetti, cioè distruggere randomicamente una delle proprie carte. Ecco, per questo non mi trovo, perché distruggeva le carte nostre, quindi diciamo, com'è possibile? E invece ha senso, perché distrugge una delle nostre carte e pesca special move, quindi buono per una volta. Più 20% danno inflitto, più 15% al blast damage. Vabbè, sono praticamente questi qui dei buff che lui si applica dopo aver ricevuto degli attacchi. È una cosa che non mi fa impazzire, soprattutto essendo una revive che nel pre-revive probabilmente le buscherà a mai finire, quindi non mi fa impazzire tantissimo come cosa. Poi abbiamo cover contro le strike. I seguenti effetti si attivano quando vai in change in cover, cioè restore di 20 ki, distrugge una carta del nemico e meno 1 al draw speed. Va bene, ci può stare, abbastanza classico. E carica carica lo unique gauge ogni volta che il personaggio utilizza una strike o blast mentre è sul campo di battaglia. Ok, sì. Applica i seguenti effetti a stesso una volta che il gauge è fullato. Vediamo cosa fa. Pesca una special move. Restore di 50 ki più 40% di special move. E applica i seguenti effetti buff effects, cioè nullifica la riduzione del ki per 20 counts. Abbassa ulteriormente i counts di 3 nel momento in cui il nemico attiva special move, ultimate, awaken. Vabbè, questo è praticamente il salvataggio nel momento in cui il nemico vi rush o fa qualsiasi cosa e voi volete attivare la revive, insomma, e salvare qualche altro personaggio. E quindi triggerare anche la revive di Vegeta. Vi dico, il pre-revive, ragazzi, mi sembra un personaggio veramente tranquillo, nel senso, fa il minimo indispensabile, non mi sembra che abbia nulla di particolare. Mi sembra che la prerogativa del PG al momento attuale, o almeno nel personaggio di Nappa, sia abbastanza lanciare le special move dalla distanza, semplicemente questo. Ma per il resto mi sembra un personaggio veramente che dice ben poco in pre-revive. Pochissima cover nullification, solo e soltanto sulla verde per 5 counts, che ribadisco il minimo indispensabile. E non so quanto a voi possa andare di lanciare la verde con lui piuttosto che con qualcun altro. Io personalmente, ad esempio, se ci avessi lui più Golden Freezer, di sicuro switcherei su Golden, lancerei la verde e mi lancerei poi magari col gauge fullato in tutte quelle combo infinite. Qui mi sembra che veramente si possa fare il minimo indispensabile. Andiamo a vedere però Vegeta, perché ha sempre Blast Armor sulla Strike, Blast con Key Restoration e va bene, quindi 5 Key restaurati. La Special Move dovrebbe essere non più dalla distanza, ma dovrebbe essere quindi in combo, in modo da poter triggerare in teoria anche la Legendary Finish, che non dovrebbe avere tramite l'Ultimate. Quindi abbiamo i seguenti effetti all'attivazione: più 30% all'inflitto sulla Special Move. Poi anti-endurance, giustamente, e se lo unique gauge è al 25% o superiore, va bene, consuma il 25% di unique gauge e applica i seguenti effetti all'attivazione: più 20% di special move damage, sempre quindi questi buff allo special move damage, e meno 30 al al danno sostenuto da parte del nemico. Vabbè, mi sembra abbastanza tranquilla in tutta onestà anche questa special move, nonostante, ribadisco, forse questa sia veramente la prerogativa del personaggio, cioè buffarsi continuamente questa special move. La verde dovrebbe essere molto interessante, perché dovrebbe essere una verde ad area. Vediamo un attimo, almeno credo, però non sembrerebbe in realtà, sapete?
perché Easy to Use Special Arts, che nullifica gli special cover change all'attivazione, consuma il 25% dello unique gauge. In realtà sapete che inizio a pensare che non sia minimamente una perdita d'aria questa, a dispetto di quanto sembrasse dal video. Perché la verde pesca una nuova carta, restore del 10% di chi di HP e 50 di chi. Più 10% dell'inflitto per 15 counts. Applica i seguenti effetti, cioè buff effects, nullifica degli special cover change sempre per 5 counts, pochissimo. Invece, se lo unique gauge è al di sopra del 25%, consuma lo unique gauge e ci dà pescata ulteriore di una carta in teoria, se ne abbiamo 3 o meno, e nullifica dell'elemento per 5 counts. Raga, non mi sembra che ci sia una verde d'aria in realtà questa qui, perché di solito dovrebbe esserci scritto combabile con strike, blast, eccetera, 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 special move e tutto il resto. Non è una verde d'aria, mi sa, questa qui, raga. Oddio, non mi sembra, almeno, non vedo perché non stia scritto, cioè, perdonatemi, andiamo a recuperare un personaggio che ha verde d'aria, ad esempio andiamo a recuperare Gohan, giusto per farvelo vedere visivamente. Ecco qui, special... insomma, card verde ad area, cioè verde, che sappiamo essere ad area, i seguenti effetti, ok, e combabile, insomma, con Strike, Blast, Special Move e Ultimate. Qui invece su Vegeta non c'è scritto minimamente che combabile con Strike, Blast, eccetera. Quindi si era dato per scontato che fosse una verde ad area. Questo qui invece mi sa che non ce l'ha proprio in alcun modo. Vabbè, comunque, main ability di Vegeta, Special Move, restore di 20% HP e 50 ki, 20% danno inflitto, nullifica della distruzione delle carte, sempre in base al gauge. Abbiamo anche un più 20% di inflitto, un draw speed di livello 1. Va bene, unique numero 1, vediamo un attimo. Nel momento in cui rivive, quando entra sul campo di battaglia, pesca una carta, va bene, standard. Carica l'unique gauge del 25%, più 50% key recovery, versione del key. Va bene, bordelli su bordelli, debuff, eccetera eccetera. Applica i seguenti effetti in base al numero di nemici sconfitti ogni volta che questo personaggio viene affrontato. Quindi se ci sono 0 nemici sconfitti, insomma, quindi se abbiamo 3 personaggi contro, restano 10 ki. Questo dovrebbe essere all'ingresso, ok. Se invece ne abbiamo 2 di personaggi contro, restore di ki di 15% e più 10% non inflitto, mentre più 20% e 20 ki se invece il nemico si trova in last man. Dovrebbe essere così. Applica i seguenti effetti quando l'attacco del nemico è concluso. Randomicamente distrugge una carta. Vabbè, raga, special arts, più 10% non inflitto, più 15% del blast damage. Applica i seguenti effetti. Madonna, è lunghissimo questo kit. Ma in realtà è lunghissimo, ma non mi sembra fare chissà quali grandissimissime cose. Applica i seguenti effetti: se la nostra salute, insomma, è al di sotto del 50% o meno quando veniamo colpiti dalle arts di un nemico, restore di 15% di HP e abbassa i substitution count di 3. Mentre la seconda unique è semplicemente cover contro le strike, combabile con special move. Poi, quando vai in changing cover, distrugge una carta al nemico, meno 50% al key recovery, meno 1 al draw speed, restore di 30 ki per noi. Mentre ogni volta che lanciamo strike o blast, più 10% di inflitto. Beh, questo è interessante, quindi si stacca un po' di percentuali. Meno 2 al blast art cost, strike e blast art cost. Va bene, sustained damage cut. Poi carichiamo sempre il gauge ogni volta che lanciamo strike o blast e abbassiamo sempre di 3, ancora una volta, anche da dopo revive, insomma, i substitution count su special move, ultimate, awaken, rising rush del nemico. Vabbè, quando lui è in standby. Raga, vi dico la verità, mi sembra un personaggio, ok, buono, sicuramente ha delle buone prospettive anche dal punto di vista di Zenkai ability. Ad esempio può essere Zenkai benciato da, vabbè, Vegeta, ma non credo minimamente che andremo a Zenkai benciare lui. Janemba è ok, poi Goku Super Saiyan 3, Vegeta. Però bisogna capire un attimino quanto queste Zenkai Bench poi possano effettivamente andare ad unirsi tutte o meno, o più o meno, all'interno dello stesso team, e soprattutto magari in una possibile combo con Golden Freezer. Vi dico la verità, c'è una brutta notizia riguardo questa carta, e cioè che comunque mi sembra interessante, indubbiamente, in vista soprattutto dell'anniversario e anche e soprattutto per il banner che gli hanno messo su, perché nonostante non vi sia un 1% Sparking al suo fianco, però comunque c'è il ritorno di Goku Kid, che è veramente interessantissimo. Però c'è anche una bella notizia, secondo me, e cioè che lo vedo tutto fuorché un personaggio comunque must have. Nel senso, è una bella meccanica, è una bella utility che viene inserita sicuramente, un po' come fecero nel Prefestival con Paikwan.
qui stessa cosa con l'anniversario, però vi dico la verità, secondo me non andrà ad intaccare troppo i discorsi post anniversario, quindi brutta notizia, buon personaggio, mi dispiace con tanto di banner con il ritorno di Goku Kid. Bella notizia però, personaggio non must have, almeno per questo per quanto mi riguarda. Oltretutto non c'ha manco più la verde ad aria, cosa che davo per scontata, e quindi questo sicuramente toglie qualche punticino. Voi a questo punto fatemi sapere cosa ne pensate del personaggio, se siete soddisfatti del colore, se secondo voi invece sarà un totale collaboro, cioè non servirà a nulla, o se in realtà sarà più che altro un personaggio veramente veramente forte. Io sono nel mezzo in questo momento, non lo vedo né fortissimissimo né utilissimo, e ne lo vedo però una pippa, lo vedo un personaggio secondo me buono, nel senso ok, e che per un preanniversario ci può stare secondo me. Quindi ragazzi, mi piace, commenti, iscrivetevi, condividete, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, mi raccomando, io vi aspetto questa sera in live. Ciao ragazzuoli!